Grazie quindi anche ai nostri relatori per nuovamente per uh, la disponibilità e la generosità. Io adesso passo la parola a Rodrigo Mondaca di Modatima, che è Movimento di lotta per l'acqua cileno e prossimo governatore della regione di Valparaiso. Per noi è un, è un onore e un piacere averlo qui, anche perché sappiamo che questa sua militanza. Uh, diciamo, gli ha causato anche problemi rispetto alla, alla, alla sua vita, e quindi lo ringraziamo ulteriormente sia per il, diciamo, la sua militanza che per essere qui con noi. And so I would like to thank again each one of you for your precious contribution. And I would like to give the floor to Rodrigo Mudaka who is the representative of the movement Modatima and the next in Chile, the movement is from Chile and the next governor of the region of Valparaiso. And we would like to thank him for what he has done so far also because we know that being an activist in this movement has created some problems To his personal life, and so we would like to thank him for his contribution and for his effort. Uh, uh, Rodrigo, you have the floor. Eh, primero, darle las gracias, las gracias por esta invitación. Eh, les hablo de la región de Valparaíso, eh, la región eh, más importante después pues, de la región metropolitana, le hablo de Chile. E eh, vi parlo di una regione che oggi ha tiene profonda deficienza in materia di accesso all'acqua potabile. Quindi, vorrei, io parlerò in spagnolo, ma sarò tradotto, quindi vi ringrazio per questo invito. Io, appunto, vengo dalla regione di Valparaíso e è una regione del Cile dove ci sono profondi eh, e gravi problemi di approvvigionamento di acqua. Eh... Soy el, soy el vocero nacional de Modatima, una expresión de resistencia organizada ante el despojo del agua que surge en la región de Valparaíso. Soy el portavoz de Modatima, este movimiento de resistencia que se si opone al sfruttamento del agua y, rappresento represento la región de Valparaíso. Eh, somos el movimiento que instala la lucha en Chile por la desprivatización y desmercantilización de este bien común. E siamo il movimento in Cile che sta combattendo contro la privatizzazione di questo che è un bene comune. Cile Chile oggi è l'unico paese del mondo che tiene privatizzata la gestione delle fonti Il Cile è l'unico paese al mondo dove c'è una privatizzazione delle fonti dell'acqua e anche del loro utilizzo. In eh, Cile la, la base della disuguaglianza si edificano dalla privatizzazione dell'acqua le principali fortune del paese si sono rinforzate a costa della privatizzazione de di questo bene comune e questa è proprio la, la, eh, purtroppo l'acqua è quella che ha dato eh, che dà la misura della disuguaglianza in questo paese e proprio le fortune di questo paese si sono costruite sullo sfruttamento dell'acqua come bene comune oggi in chile l'acqua è molto più importante per l'industria attrattiva per l'agroesportazione per la, la, la mineria Eh, que la vida de las personas hoy día está priorizada el agua para la industria extractiva y no para la vida de nuestras comunidades. Hoy el agua en Chile es considerada prioritaria, pero no para la vida de las personas, sino para la industria eh, de extracción, la industria mineraria, y e por eh, la vida de las personas no es una prioridad. La privatización de las fuentes de agua se realiza en plena dictadura, el año 1981. Dal 1981 la privatizzazione dell'acqua è realizzata in un clima di piena dittatura. E la privatizzazione della gestione dell'acqua dal 1998 E la privatizzazione della gestione dell'acqua va avanti dal 1998. De hecho, la principale impresa sanitaria del paese, Agua Andina, è di de proprietà del gruppo Suez. La principale impresa sanitaria del, del paese, che si chiama Agua Andina, è di proprietà di un gruppo che si chiama Suez. La Val, la de de Ontario, e la impresa sanitaria, Sval, che ci dà l'acqua a noi in la regione di, eh, di Valparaíso, è di proprietà dei profesori di Ontario, Canada. E l'azienda che fornisce l'acqua alla regione di Valparaíso è appunto di proprietà di Balkenario. Es decir, in Chile. aproximadamente el 90% de los ciudadanos que consumen agua potable en el país están en manos de empresas transnacionales particularmente europeas y quindi possiamo dire che in chile il 90 de colores di coloro che utilizzano l'acqua è in mano a delle imprese che non sono del nostro paese sono principalmente aziende europee y, y por tanto es tremendamente importante también que el movimiento europeo si manifesta precisamente in relazione a questa situazione in Cile. E quindi è particolarmente importante che il movimento europeo sia cosciente e manifesti anche tenendo conto di questa situazione che il Cile sta vivendo. Perché paghiamo le tariffe più alte dell'America Latina per consumare acqua potabile? Perché per utilizzare acqua potabile noi paghiamo le tariffe dell'acqua più alte di tutta uh, l'America del Sud, l'America Latina. Pero las transnacionales también le pagan favores a aquella carta política que facilitó la privatización del agua. Pero obviamente estas empresas que gestionan el agua tienen uno scambio de favores a nivel con los vertici políticos de coloro que deberían gestionar el agua. Ahora bien, esta batalla hoy día en el, en, el, en el momento histórico en el que nos encontramos... Questa battaglia nel momento storico in cui ci troviamo è probabilmente la battaglia più importante, es decir, hacer dell'acqua un bien comune e del suo accesso, un diritto umano e della natura. Quindi, probabilmente, questa battaglia che stiamo combattendo è la più importante in assoluto. Cioè, noi vogliamo che l'acqua diventi un bene comune e che l'accesso all'acqua sia un diritto umano. Eh, nuestra organización batalla hace mucho tiempo en todas las comunidades y territorios del país. La nuestra organización porta da, da mucho tiempo, porta avanti battaglie in tutta la comunità e nel territorio del paese. Y, y este este último periodo tomamos la decisión de disputar la institucionalidad política del país. En y, y el este, este último periodo hemos también decidido de afrontar las instituciones políticas del país. Y, y este, este los días 15 y 16 de mayo, nuestra organización Mudatima diputó el cargo de gobernador regional en la región de Valparaíso. Y e el 15 y 16 de mayo pasado, eh, nuestra organización Mudatima se si candidata eh, per la gestión eh, institucional de Valparaíso. Cuando por primera vez se escoge al gobernador regional en un proceso de descentralización. e per la, primera, la, per la pr prima volta eh, si è chiesto un processo di decentralizzazione proprio al governo nazionale. Ma además anche nelle elezioni del 15 e 16 maggio, la nostra organizzazione eh, elige anche a quattro donne costituenti. Ma eh, eh, nella, oh, nelle, sempre nelle elezioni del 15 e 16 maggio sono state eh, elette... Quattro, eh, quattro organi costituenti. Muj mujeres que van a scrivere una nuova costituzione e van a poner fin alla costituzione de Pinochet. Che que, queste, eh, queste istituzioni vanno, andranno a scrivere una nuova costitu costituzione che porrà fine a quella che è la costituzione di Pinochet. E esa, esa battaglia istituzionale che vamos a dare. Eh, significa que no solamente vamos a disputar desde la institucionalidad, sino que nos vamos a mantener también en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Y e esta batalla que hemos intrapreso, quiere decir que eh, si, significará que habremos voz en capítulo a nivel institucional, pero ma que mantendremos también la nuestra autonomía en el del territorio. En Chile, la privatización de las aguas y su mercantilización, simplemente ha hipotecado la vida de nuestras comunidades. En Chile la privatización del agua y e lo sfruttamento económico eh, de, de esta risorsa ha hipotecado la vida de muchas personas. En un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, en comunidades rurales donde yo habito, nos entregan 50 litros de agua por persona. soprattutto in un periodo di pandemia come quello che noi abbiamo vissuto e in una comunità rurale come quella dove io vivo, considerate che eh, noi abbiamo circa 50 litri di acqua a persona. L'acqua agua oggi è vitale per garantire la vita delle comun de comunità, ma anche per garantire la vita dei vegetali, il funzionamento degli ecosistemi e il desarrollo delle economie locali. Ovvio che l'acqua è fondamentale per garantire la sopravvivenza degli esseri umani, ma anche il funzionamento del, dell'ecosistema, delle risorse, e quindi è fondamentale per molti motivi. Su un e quindi la sua privatizzazione e lo sfruttamento economico dell'acqua possiamo definirlo come un crimine contro l'umanità. En esa batalla estamos profundamente empeñados y vamos a llegar hasta el final, hasta recuperar el agua para nuestras comunidades, para nuestro territorio. Nosotros estamos profundamente empeñados en esta lucha y e andremos fino in fondo para recuperar el agua como bien para la nuestra comunidad y e para el nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias a usted, gracias Rodrigo por esto. Bel contributo. Thank you, e, Rodrigo, for this uh, contribution. E ovviamente vi auguriamo, diciamo, un in bocca al lupo e buon lavoro per questa nuova sfida che, che vi attende. Sappiamo che non sarà facile, eh, sappiamo quanto il business dell'acqua è complicato, diciamo, da, da rompere e. Tenete presente che noi appunto saremo al vostro fianco per quello che possiamo fare qui dal, dall'Italia. Best of luck, Rodrigo, because we are fully aware that this is a difficult fight and the business of water is not easy to be dismantled. But you have all our support and we will do everything we can do from here, from Italy. Abbiamo partecipato a una campagna alcuni anni fa, proprio dieci anni fa, eh, contro le, le dighe che si volevano costruire nella Patagonia cilena. Abbiamo organizzato delegazioni. Personalmente sono stato, eh, in, in, facevo parte di quella delegazione e quindi potremmo dare una mano diciamo, alla stessa stregua, anche a, a questa nuova battaglia. and so i personally went to patagonia 10 years ago because we participated to the fight against the dix in that area and so we will do everything in our power to support you in this battle. Grazie ancora. thank you again.